Penso che oltre alla mia prestazione anche la squadra è da elogiare per l'ottimo primo tempo. Il secondo tempo eravamo molto stanchi, anche per via della mia sostituzione, della sostituzione subito di Ciccio. Però ci siamo fatti trovare pronti sia io che Francesco e penso che il risultato di quest'oggi è più che giusto. Questa squadra e questa categoria è stata una bellissima partita, giocata bene da entrambe le squadre. Io penso che il pareggio sia giusto. Sì, hai detto bene, grande campo franco, grande partita, complimenti comunque anche agli avversari, perché comunque anche loro hanno dimostrato veramente di essere una grande squadra, però io devo dire bravi ai miei ragazzi perché comunque affrontare questa partita senza nessun timore, col massimo rispetto per gli avversari, veramente abbiamo dimostrato se qualora ce ne fosse bisogno di essere una grande squadra e che possiamo dare filo a torcere a tutti. Sì, assolutamente, i ragazzi anche oggi hanno fatto una grande prestazione, ma poi io dico sempre che il lavoro settimanale paga. Abbiamo visto i ragazzi che in settimana ci tenevano molto a fare bella figura contro la grande blasonata Agras, quindi secondo me è un bel punto ed è anche Con il gioco di parole lo dico anche un punto di partenza, perché abbiamo fatto vedere che l'Atletico Campofranco secondo me se la può giocare con tutti, che possiamo perdere con tutti però possiamo anche vincere con tutti. Sì, effettivamente abbiamo fatto la nostra degna figura, è una partita che è sembrata aperta insomma dall'inizio, aperta a qualsiasi risultato, potevamo vincere noi ma potevano vincerla loro e alla fine un pareggio ci può stare. Voglio dire che per tutti gli spettatori che sono venuti, il gol del nostro Cordaro ne è valso il biglietto. Insomma. È stata una bella giornata di sport. Ah, su questo non c'è dubbio, ha vinto il pubblico, ha vinto la tribuna, hanno vinto i tifosi. Io dico che è stata anche una gran bella partita in campo come ce lo aspettavamo. Il primo tempo sono convinto che il risultato è giusto. Credo che il secondo tempo, per quello che abbiamo speso in campo, avremmo meritato la vittoria. Agras e Campofranco possono essere veramente le squadre da battere in questo torneo? Credo proprio di sì.